Sì, grazie Presidente, intervengo perché ho fatto parte, penso per 3 sedute, della commissione difesa, proprio quando è stato messo in votazione questa risoluzione. Ora intanto mi auguro che si riporti un po' di un clima di serenità nell'Aula e che, come ha chiesto lei, si possa arrivare presto ad una soluzione rispetto un po' alla querela che è venuta fuori prima, anche perché poi, con tutto il rispetto, nel senso, il senatore Farone mi è anche simpatico, anche perché quando un senatore fa un tweet come ha fatto lui con la capitana della Sea-Watch 3 e poi ha preso una raffica di commenti negativi incredibile, infinita, io posso solo dire grazie di esistere, quindi grazie davvero. Siete un'assicurazione sul fatto che noi continueremo a governare questo paese, e questo penso che sia il modo migliore per rispondere. Però io penso che al di là di tutta questa querela si noti un certo nervosismo, e soprattutto il mio intervento è basato sul fatto per capire davvero, visto che stiamo trattando di rifinanziare sostanzialmente le missioni che riguardano anche la collaborazione con la Libia, capire quale sia la linea del Partito Democratico, perché non siamo riusciti ancora a capirlo. E faccio un breve excursus storico. Dal 2013 al 2017 arrivano 600.000 persone circa. Poi improvvisamente arriva ministro Minniti, e le cose cominciano un po' a cambiare. Addirittura in alcune occasioni, in dibattiti televisivi, sentiamo prendere ad esempio il ministro Minniti come colui che aveva iniziato a ridurre gli sbarchi, quindi anche grazie al suo merito certi risultati sono stati ottenuti. Poi la settimana dopo il povero Minniti viene completamente sconfessato rispetto alla linea politica che il Partito Democratico prende. Poi abbiamo Renzi che nel suo libro Avanti, questo era il libro, scrive nel 2017 pubblicato: se qualcuno rischia di affogare in mare è ovvio che abbiamo il dovere di salvarlo, ma non possiamo accoglierli tutti noi. Vorrei che ci liberassimo da una sorta di senso di colpa. Noi, aggiungeva, non abbiamo il dovere morale di accogliere in Italia tutte le persone che stanno peggio. Se ciò avvenisse, sarebbe un disastro etico, politico, sociale e alla fine anche economico. Abbiamo il dovere morale di aiutarli davvero a casa loro. Poi, improvvisamente, manda i suoi uomini, i suoi più fedelissimi, dall'ex ministro Delrio al senatore Faraone, sulla Sea-Watch a difendere la capitana che viola le regole, e per poi portare qui tutti gli immigrati. Ma non è finita, perché Renzi, da Presidente del Consiglio, va in Europa e porta la proposta che prevede la collaborazione con i paesi africani per mettere gli hotspot alle frontiere. Assistenza e cooperazione chiede nelle attività di pattugliamento. E ora il Partito Democratico ci chiede di fare un voto, diciamo così, di mettere la mozione, votarla per parti separate, perché la parte che riguarda la relazione sulla missione bilaterale di assistenza alla Guardia Costiera Libica, che proprio parla di quell'impegno, alla fine non hanno intenzione di votarla. Insomma, quello che chiediamo noi è: quando vi sarete chiariti al vostro interno, saremo molto ben lieti di potervi ascoltare qui in aula. Grazie, fate chiarezza per il bene di tutti. Grazie. Magari poi potremo anche ascoltare qualche vostro consiglio. Grazie. Grazie.